Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Radu fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco Morata. Dybala. Lucas. Milinkovic-Savic. Pedro. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Morata. Che gol! Spettacolo! Che gol! Ha sorpreso anche me con questa soluzione. Il portiere è rimasto ipnotizzato. Lazio. Comincia malissimo la gara. Usai. Anderson. E passa. Prova la giocata di fine. La Lazio al calcio di punizione. Francesco Acerbi. Palla a Radu. Può cercare il taglio in mezzo. Traversone di Radu. Palla in avanti verso il compagno. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Prova a tirare. E c'è la rete. Un 1-2 veramente da KO. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Usai. Prova ad andare via con eleganza. Caspa di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare... Bene. Parata di Szczęsny. Salva la sua porta. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pedro. Finalizzazione decisamente infelice. Ha letto benissimo l'azione, capendo dove sarebbe finita la palla, ma poi non ha saputo finalizzare. Chiesa. Che tentativo! Salva Poverena! Che grande parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata.
Locatelli, pallone lungo in verticale, bell'anticipo, pericolo sventato, ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Anderson la gioca sull'altra fascia, riceve il passaggio, può colpire, vicinissimi al gol, è stata una questione di centimetri. Luis Alberto, scodella in avanti, Luis Alberto, Lucas, Anderson, Usai, scatta verso il pallone, c'è il colpo di testa, ha fallito una clamorosa occasione. Era proprio lì, davanti alla porta, ha buttato via l'occasione. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Danilo. Bonucci. Locatelli. Bonucci. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La difesa fa il suo, allontana la palla. Ecco Dybala. Riceve la palla. Si avvicina alla porta. La mette sulla sinistra. Pedro. È in posizione per il cross. Ottimo dribbling. Cross di Pedro. Lunga, 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 troppo lunga. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Lungo passaggio in avanti. Bel gesto tecnico. Che botta! Bella parata! Spazza il più lontano possibile. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Grande movimento nello spazio. Attenzione! Va giù! Rischiano tantissimo con questo fallo. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Il giocatore si è trovato nella condizione di commettere fallo per evitare il gol. Poteva agire diversamente, ma forse, ma era una situazione disperata. Tenuto i nervi saldi, freddissimo. Si è comportato bene sul dischetto, calmo e determinato. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol cambia gli equilibri della partita. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Lucas. Chiesa prova a verticalizzare. Radula fa sua. Milinkovic-Savic. Radu. Luis Alberto la gioca lunga sulla fascia opposta.
se ne va. Cerca lo spunto, da lì può segnare. Cerca l'uomo là davanti, la mette in avanti. Luis Felipe. Francesco Acerbi. La gioca in profondità. A sinistra con il passaggio. Pedro. Riceve un bel pallone. Pedro. Errore che potrebbe metterli nei guai. Danilo. C'è la palla lunga, in avanti. Radula fa sua. Lucas. Usai. Luis Felipe. Usai. Felipe Anderson. Scatta verso il pallone. Felipe Anderson. Cambia gioco. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. E colpisce la barriera. Lucas. Luis Alberto. Pedro. Grande prova di forza. Può crossare in area. La gioca all'indietro. Grande occasione. Milinkovic-Savic. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Quando riesce a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Morata. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Acerbi recupera palla. Radu. Francesco Acerbi. Luis Felipe. Lucas. Milinkovic-Savic. Rabiot, di forza. Una scivolata abbastanza dura. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Lungo passaggio in avanti. Luis Alberto allarga il gioco a destra. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pedro. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Luis Alberto. Cerca il numero. Aggancia il pallone. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ken. Rabiot. Numero. Non può sbagliare. Conclusione. Gran palo. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo. Pallone lungo in verticale. Pedro. Chiesa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Allontana il pericolo. Qualche istante sarà tutto finito. Prova a giocarla in profondità. La gioca a sinistra. Cerca lo spunto. L'arbitro dice che si è tuffato, secondo me ha ragione.
Il giudice di gara era in posizione ottimale e non ha avuto nessun dubbio. Ha preso sicuramente la decisione giusta. Danilo. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. La Juventus riesce a strappare la vittoria.